Beppe, anche tu a questa settima edizione di Tennis and Friends, quanto è importante la prevenzione? Beh, la prevenzione credo che sia la base di tutto, perché se riesci a fare degli esami che ti aiutano a capire come sta il tuo organismo, perché molto spesso noi siamo un po' distratti e non riusciamo a concentrarci sull'elemento della prevenzione. E invece no, è importante vedere dentro di noi cosa stia accadendo in realtà, perché pensiamo che tutto vada bene, ma in realtà non è mai detto, quindi la prevenzione è fondamentale e credo che prevenire serve a ognuno di noi per evitare appunto delle brutte esperienze e soprattutto credo che serva proprio alla sanità per evitare anche degli sprechi economici, perché la prevenzione aiuta anche a risparmiare, perché tu prevenendo un qualsiasi male riesci a contenere anche i costi. Quindi diciamo ci sono due elementi molto importanti, quello della propria salute e quello di non gravare troppo sul sistema sanitario nazionale. Ti ho seguito sui social e ho visto che sei una persona molto sportiva, quindi questa è una tua forma di prendere, un modo per prendersi cura di se stessa, è quello di fare sport, mangiare bene. Cosa fai per far conciliare bellezza esteriore a quella anche interiore, come salute intendo? Beh, sicuramente è importante mangiare in maniera sana. Certo, noi facciamo un lavoro per il quale non è così facile, perché noi andiamo sempre in giro in tournée teatrale o su un set cinematografico, comunque andando in giro a presentare tour, festival, quindi non sempre riusciamo a mangiare a casa e a mangiare in maniera sana ovviamente, però anche se sei fuori puoi scegliere i giusti alimenti. Poi lo sport è fondamentale, ecco, io amo giocare a tennis, oggi è una giornata speciale perché lo sport è il tennis, ma qualsiasi sport, ecco, vado a cavallo, faccio palestra, nuoto, insomma lo sport è utile, ma solo già camminare è utile, perché camminare ti aiuta a prevenire tantissimi problemi, quindi camminate, non dico che dovete fare chissà quale sport, ma camminare fa davvero molto bene. Grazie. A te.